Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete qua di nuovo con me in Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e dell'IT in generale. Ma quest'oggi, come molte altre volte, andremo a parlare di Zabbix, ok? Il mio tool di monitoraggio preferito. Perché? Perché molti mi hanno chiesto all'interno del forum e anche tramite email, dopo aver visto il video dedicato all'installazione del Windows Agent, come faccio ad aggiornare i Windows Agent se io ho tante macchine su ambiente Windows? Allora, nulla di così mostruoso, perché? Perché teoricamente Zabbix ci fornisce il pacchettino MSI, come vediamo qua dalla documentazione ufficiale, quindi mi raccomando, guardate sempre la documentazione ufficiale, che vi dice che potete lanciarlo in modalità wizard ed è facile installare perché vi proporrà delle domande, l'hostname, il server Zabbix, eccetera. E quindi andando avanti, 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 avete installato il vostro agente, nessun problema. Ma quando devo deployarlo su tante macchine, il metodo migliore è chiaramente è quello tramite l'installazione unattended di MSI, usando le global policy, roba del genere. E quindi abbiamo bisogno di parametri da configurare all'interno di questo script che verrà lanciato su tutte le macchine. Zabbix vi fa vedere qua quali parametri sono supportati dal pacchettino MSI di Zabbix. Abbiamo praticamente quasi tutti i parametri più importanti, quindi non ci dovrebbero essere grandi particolari, problemi particolari. Ma qua avete anche la sintassi, quindi potete utilizzarli all'interno di un file o da command line passandoli in questo modo. Quindi in linea di massima, sia per l'installazione che per l'aggiornamento, non ci dovrebbero essere problemi. Okay? Ma il caso reale, testato e dopo aver speso veramente tanto tempo oggi con questa macchina Windows che è la metà basta, qual è il punto critico? Quindi se noi abbiamo già uno Zabbix Agent installato e per vedere qual è la release andate nella directory Zabbix Agent, in questo caso lo Zabbix Agent 2, andate a vedere nei log, no? Perché bisogna sempre andare a vedere nei log. In questo caso abbiamo la versione 6.04 installata con un hostname di questo tipo e noi vogliamo aggiornarla. Ok, quindi cosa devo fare? Dovrò magari lanciare il comando MSI tramite appunto questo tool che va a dare questo comando su tutte le macchine. Ok. Quindi una sintassi di questo tipo, magari mettendo una release nuova del nostro Zabbix Agent, ne ho 25 qua, sì, 12, ok. L'obbligo qual è? L'obbligo è di mettere almeno il parametro server, ok? Questa è una cosa che è un problema, però facciamo finta che sappiamo qual è lo Zabbix server e quindi lo mettiamo tranquillamente senza problemi. Però peccato che nel file di configurazione noi magari avevamo configurato che cosa? Dei parametri particolari, tipo nella fattispecie magari avevamo messo lost metadata con questa direttiva, ok, test video, ma magari avevamo messo degli user parameter o avevamo fatto dell'altro tuning particolare, ok? E quindi non volevamo perdere queste informazioni. Ma vediamo cosa succede se io lancio, perché io penso di fare un aggiornamento, penso ingenuamente che lo Zabbix vada a riconoscere che c'è il file di configurazione vecchio e non fa nulla, c'è già, perché dovrei andarlo a cambiare? Okay. La lancio, chiaramente è una installazione unattended, quindi non vedrete nulla di particolare, ma a un certo punto, teoricamente dovreste notare che cosa. Primo problema, non funziona. Perché? Perché c'è un baco proprio, e infatti ci ho perso veramente l'ira di Dio oggi perché non riuscivo a venirne a capo, ma c'è un baco già riconosciuto che durante l'installazione dell'MSI praticamente fallisce
causa di un problema di come hanno fatto il pacchetto. Almeno nelle ultime release, tra l'altro, perché nelle precedenti release, come dicevano qua, nella 6.0.7 mi sembra, funzionava ancora, ma nelle ultime release invece è stato rotto. Quindi c'è proprio un case aperto, che tra l'altro adesso dovrò spingere per la pronta risoluzione, che mi impedisce di poter installare il nostro agente, ok? Ma cosa positiva è che vi posso far vedere invece una cosa nuova che è stata introdotta nelle ultime release. Ok, hanno spaccato una cosa, ma ne hanno aggiustata un'altra, ok? Sperando che poi nella release successiva funzioni tutto di nuovo. Hanno introdotto questo parametro conf. Che cos'è? Questo parametro conf ci permette di specificare una configuration custom del nostro Zabbix Agent all'interno di un percorso ben specifico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi potremmo crearci una versione, una gold image del nostro Zabbix Agent Conf da poter utilizzare senza problemi anche durante le fasi di aggiornamento, perché io gli posso passare direttamente questo file e lo Zabbix saprà che dovrà utilizzare quello nello specifico. Come facciamo per testarlo? In questo caso, per testarlo, l'unico metodo chiaramente qual è? Riprendere l'installazione che avevamo fatto, perché adesso praticamente mi ha piallato tutto, ma vedete che io avevo fatto già uno Zabbix Agent 2 conf.rig con de delle customizzazioni all'interno. Avevo lasciato avevo lasciato dentro. Avevo lasciato il hostname, eccetera, all'interno di questo file e quindi vediamo se facendo l'installazione da MSI, specificando questo path, se effettivamente riesce ad installare il nostro Zabbix Agent con questa specifica configurazione. Quindi lo lancio. E anche qui non si vedrà nulla di particolare, ma se andremo nella directory di installazione, vedete che ha popolato tutto quanto. L'agente, andiamo a verificare con un refresh dei servizi, sì, è in running. Andiamo a vedere i log, e i log mi dicono che voilà. Ok, notate già che c'è l'hostname mywinlap, quindi ha preso informazioni giuste, e qua mi dice che abbiamo installato appunto la versione 6.0.12, okay, dell'agente 2. Quindi andiamo a vedere se effettivamente il file che ha creato come zabbixagent2.conf è completo delle informazioni che noi ci aspettavamo di vedere. E in effetti, test video, poi hostname mywinlap, e quindi vuol dire che con questa direttiva noi ci possiamo creare un file ovunque all'interno del nostro sistema operativo, quindi potrebbe anche non essere chiaramente qua dentro la cartella di Zabbix Agent o qualunque altra, ma lui utilizzerà questo file di configurazione all'interno poi di quello che andrà a chiamare Zabbix Agent 2.conf o Zabbix Agent.conf, anche nella versione precedente di Zabbix. Okay? Quindi questo ci verrà utilissimo nelle fasi di aggiornamento, perché a sto punto potremmo sfruttare tutte le informazioni che avevamo messo custom all'interno di quel file per anche i futuri aggiornamenti. Ma attualmente, qual è il problema? Come vi dicevo prima, abbiamo il problema che c'è questo baco infernale che non mi permette di aggiornare lo Zabbix Agent in maniera semplice con le group policy e con l'MSI package. Spero che si risolva a breve. Vi terrò aggiornati, magari dove? Sul nostro canale Telegram Zabbix Italia, che se non lo conoscete iscrivetevi perché siamo già veramente in tanti, ma vi terrò aggiornati su questo epilogo che ho scoperto proprio oggi del mondo Windows. Per adesso è tutto, vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi, che mi fa sempre piacere, e ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata e un salutone da Dimitri. Ciao a tutti!